Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Renzi fa parte di quel gruppo di politici e partiti che pensa che il MES vada subito chiesto, nonostante siano arrivati 36 miliardi in più dagli accordi in Europa, perché secondo lui ed altri il MES è immediatamente disponibile e servono i soldi subito. E dice, la invitiamo a riflettere attentamente sulla questione del MES, dice Renzi, i 37 miliardi hanno una condizionalità inferiore ai prestiti del Recovery Fund. Se non si ha il coraggio di dirlo, si sta mentendo. I 37 miliardi del MES arrivano in autunno, lo ha affermato Matteo Renzi nel suo intervento al Senato dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Presidente sorprende il Parlamento e il Paese, ha detto ancora il leader di Italia Viva, anziché una task force ci regali ad agosto un dibattito parlamentare in cui la forza della maggioranza dovrà essere quella di sfidare le opposizioni, non sulla base di un generico programma di riforme, ma di un concreto business plan per il futuro del Paese. Andiamo in aula ad agosto, sfidiamo le opposizioni, diciamo come vogliamo spendere questi soldi. Avremmo dimostrato che la maggioranza c'è e che il Parlamento non abdica di fronte al sondaggismo esasperato. Il Parlamento non è il luogo in cui si fanno le standing ovation o si mette i like su Facebook. Il Parlamento è il luogo nel quale si discute, in cui la politica ha un senso. Ad agosto 19 abbiamo dimostrato che la politica aveva un senso. A noi il compito di dare un futuro al nostro paese, dice Renzi dopo l'intervento di Conte in Senato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.